E salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo mio nuovissimo video. Allora ragazzi, Salisburgo-Milan che finisce con il risultato di 1-1, quindi questa Champions League del Milan, prima partita di Champions League per i gironi di Champions, inizia con un bel pareggio per il Milan. E mi rode letteralmente il culo, ragazzi. Mi rode letteralmente il culo perché, considerando la sconfitta a sorpresa del Chelsea contro la Dinamo Zagabria, io sono onesto, ragazzi. Stasera mi aspettavo i 3 punti del Milan sul campo del Salisburgo. Milan che da una parte gli va anche benissimo il pareggio, considerando come si era messa la partita. Infatti, più o meno per la prima mezz'ora del primo tempo, più Salisburgo che Milan in campo. Tanto è vero che al 28esimo minuto il Salisburgo trova il gol del vantaggio con Dormita, anche di Kalulu, complice la Dormita di Kalulu. Gol di Okafor per il Salisburgo, e poi verso la fine del primo tempo, al 40esimo minuto, la pareggia Salemakers. E per come si era messa la partita va benissimo così, ma allo stesso tempo abbiamo buttato nel cesso stasera 2 punti, perché se no i punti non li facciamo contro il Salisburgo. Contro chi cazzo li dobbiamo fare questi benedetti punti per passare il girone e andare agli ottavi di Champions League? Punto di domanda. Non mi venite a dire comunque, ma il Milan ha giocato i derby, era stanco. Non me ne fotte un cazzo. Questa stasera era una partita da vincere, era una partita assolutissimamente da portare a casa. 3 punti saccoccia. E via dall'Austria con i 3 punti in tasca. Invece no, pareggio del Milan, e quindi diciamo che alla fine potrebbe andare bene così, ma tanto bene non va, perché ragazzi, io l'ho detto in qualche video fa e lo ribadisco a maggior ragione stasera. Quanto non gira Leao, quanto Leao non si inventa l'assist, non si inventa il gol. Questo Milan fa veramente fatica a segnare. Io almeno ho questa sensazione di vedere un Milan in affanno quando non gira, non segna, non fornisce assist vincenti Leao, a differenza di un Milan in palla quando gira Leao. Io almeno ho questa sensazione, ma ce l'ho dall'anno scorso questa sensazione. Anche quando abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso, quando il Milan era in palla, girava Leao, girava il miglior Leao. E quando il Milan faceva difficoltà, guarda caso, Leao anche l'anno scorso era quasi sempre uno dei peggiori in campo, quando il Milan aveva la partita storta e non girava Leao. E voi cosa ne pensate, ragazzi? Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di Salisburgo-Milan di stasera. Fatemi sapere se siete d'accordo o meno con le mie considerazioni, con le mie opinioni. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale, ragazzi. Attivate la campanellina per non perdervi nessun mio video sul mio canale YouTube. E soprattutto amici milanisti, vi dovete iscrivere in massa al mio canale YouTube. Dobbiamo arrivare assolutissimamente a quota 100 iscritti sul mio canale YouTube. Mi raccomando, soprattutto tifosi e tifose rossonere, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun dei miei video, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!